Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Ragazzi, oggi puntata speciale, ma veramente specialissima, perché ragazzi, oggi non so se sono agguerriti perché li vedo anche belli, belli preparati, però presentiamo oggi i nostri ospiti. Ragazzi, andiamo a pedalare, partiamo con Davide. Ciao a tutti, di sicuro sarà una classica di apertura d'inverno, dai, diciamo così, no? Siamo agguerriti, voi avete il motore, noi abbiamo il ciclo. Vediamo, dai, ci divertiremo di sicuro. Però ragazzi, siamo partiti già. Bene, dai, partiamo anche con Marco. Dai Marco, intanto 3 bike contro 4 professionisti. Ma sì, dai, oggi è una bella giornata, c'è un sole che spacca, l'obiettivo è far scaricare la batteria a qualcuno. Beh, poi c'è Mauro, sei pronto? Pronto, io pronto sono pronto, ma stargli dietro questi qui sarà difficile, Lo sai che io sono molto tranquillo e lento rispetto a voi, anche col motore. Metto il turbo subito, pronti via. E come diceva Marco, però vuole far scaricare le batterie a qualche uno, quindi dobbiamo stare molto molto attenti, perché loro le batterie, ragazzi, il motore, i watt ce le hanno nelle gambe e non dura 2 ore, durano di più, è quel problema. Però Schiavone, sei pronto? Pronto sono pronto, poi vedo questi qua agguerriti così, mi passa un po' la fantasia, quindi spero che mia batteria dura, però ho capito che già c'era qualcosa nell'aria dopo che ho visto il giro che hanno scelto, e quindi l'obiettivo era proprio farmi scaricare la batteria. Partirò in eco per poi mettere il turbo sul finale. C'è la batteria di scorta, Marco? Dici? Mi sa che lo zaino l'ha portato apposta, ho il dubbio, però dai, passiamo. Stefano, mi passo il microfono a voi, così salutate e presentate. Sì, no, dai, oggi abbiamo organizzato questa bella giornata, sicuramente il tempo è dalla nostra e dai, ci divertiremo, dai. Sì, oggi è una giornata alternativa, dai, per noi stradisti, un giro in mountain in questo inverno, e non so ancora il giro, dai, vedremo, però sarà bello di sicuro. Allora ragazzi, intanto si è sentito che è meglio non saperlo il giro, quindi vuol dire che è bello, bello tosto, però seguiteci perché ci divertiamo, speriamo di divertirci tanto. Oh ragazzi, non facciamoci male, quindi stiamo tranquilli, va bene? Andiamo? Via, via, si va, seguiteci, a dopo. Che partenza, oh! Partita tutta, Partenza avete fatto? Mauro dov'è? Hanno 30 all'ora, che questo va a 25.
Occhio a quello che arriva giù, occhio. Faccio il cavallo qui. È lanciato. Piano, eh. Le bel giro qui in Fiorenza. Che pendenza siamo qua, oh? A 20. Te lo dico subito, Danilo. 15. Aggiornamento in tempo reale, 16. 16%. 16 di Castello. 20. Sentivo che era il 20. Chi offre di più? Chi offre di più? Sono 4. Sto leggendo cosa dice il mio super device. Sì, sì. L'ultima generazione. Dai, sta dentro la bolla dei muratori. Oh, tizio, ma dovevi fare i giochi di poco oggi. Come si chiama? Sono due. Santa i bike. Faccio per far soffrire il valle. Che fa fatica a rientrare. Almeno può essere demotivazione. E poi non fa non dare così a tutti. Arriva su un po' stanco? Bravo. L'anno scorso ci tirato il collo. Tanto di schiavone ecco fuori, eliminato schiavone, tizio, eliminato. modello City Life, Marco, messo fuori. Ciao, vai che ce la giochiamo.
tutti i giorni. Doppia batteria, se no ci vuole la doppia batteria, così ci vuole la doppia batteria. Ma è normale per noi che ha fatto un rumore, mi sono spaventato. Ho sentito. Che cazzo. Anche il panno! Ehi. Attacco del Ballero, due uomini al comando. Ballero e Fisio in testa alla corsa. Gruppetto al comando, Danilo si è staccato. Problemi tecnici pare. C'era un motore che esitava un po'. Ho attritato il motore. Problemi per Danilo Gioia. Allora, abbiamo già perso uno. Ah no, due. Uno due. Sui primi 300 metri di strada. L'altro gli abbiamo fatto fondere il motore. Danilo ha grippato il motore. È già in mezzo alla pampa e niente, stiamo aspettando. Danilo! L'obiettivo è così. Stiamo aspettando il cameraman. Allora, qua pensavamo di andare in cima, ho paura che la cima l'abbiamo già raggiunta. L'obiettivo è già stato raggiunto. Eccolo là, l'altro è la sgrulla. Mi sa che questa non la può mettere. Allora Danilo, no, non è lui. Vai Danilo, ale. No, non è lui. Vai Danilo, menare. Abbiamo perso due. The best one. Comunque, niente, Danilo non si sa se motore o problemi di forza, di gambe. Ha detto che qualcuno fondeva. Ha detto che andava all'uno, abbiamo sentito una tritata come se slittasse la cinghia, quindi no, probabilmente ha dato di tanto di turbo. Poi è dura comunque, però il fuso è qua e aspettiamo Danilo. Problemi per Charles. Affuso. Ah, che buona. Due DNF in partenza. C'è un cestinello. Eliminati. Hunger Games. No, povero che Danilo. Io ho iniziato a rivedere Squid Game. Ma vita reale. Ma io l'ho già vista la serie lì, ma adesso ne ho vista un'altra. Questa qui è quella reale, ma non ammazzano la gente. Ah, ecco qual è quella lì allora. E non riuscivo a capire quale è. È un reality, c'è 5 milioni di premi. Va che va il dancer. Oh. Guarda che acrobazia che fa. Mi spara, non la quella del forse. Ehi, mica alma la fa la neve qui. Cavallo, mi fai provare sto ferro qua? Sono curioso. Vai. OTL! Mi frega. L'aggancio. Qua, non mi scorta. E quando arriva su, c'è che ferro. Danilo, ha grippato tutto. Quell'altra. Ma secondo me è partito il... Stava la cinghia, tipo. Sì, è partito... C'è la cinghia. O il cardano, la cinghia, quel cazzo che è lì. Ma non fai da nulla. Sì, si sta andando... Prego, c'è un aggancio, ce l'ho lì sul furgone. Non posso fare nulla. Sì. Ho avuto un po' in mano, ma
Ho dovuto un po' in mano. Minchia, ho fatto un pezzo tutto a piedi a spingerla. Poi è arrivato Mauro. Dopo c'è un bel pezzo che ti aspetta. No, è che volevo cambiare dei pedali perché con questi io in discesa. Non ti aiuto perché ho fatto. No, lo faccio. Sì, ma adesso sta andando su lui. Sta arrivando su a piedi, adesso cambiamo la cosa. Andiamo in su, casomai noi. Sì, vieni su. Perché qua tira aria. Vediamoci dove non c'è, guarda. C'è un pezzo d'asfalto, ma più. Fisio, com'è? Problemi! Problemi! Problemi. No, la telecamera andava, perché oh, io sono già sudato come un disperato. Andavano su a casa. Tra come venivano su loro. Veniva su, madre. Ma poi ho dovuto fare figa, ero tutto il pezzo a piedi, mica un mal di gambe. Un motore l'abbiamo fuso, dai. C'è un pezzo che mancano due. L'obiettivo è stato raggiunto. Allora, professionisti 1 e bike 0. Speriamo di fondere qualche motore. Metti se mi da 30 all'ora e già accendo. Però non voglio darvi la brutta notizia. Questa qua è una batteria che dura molto di più, ma più forte. Ma sono cazzo. Perché quell'altra dura molto meno, questa invece dura molto di più, che l'ho usata andare su a Curo, anche in Basseriana, a rifugio. Oh, Stefano sta facendo le ripetute oggi. Sì, ma lì c'è il video a 204. Eh sì, ma visto, no, che classe? E adesso li stanno piazzando dappertutto. Ci passiamo ciao. Allora, qua siamo all'Alpe Vicerè, punto intermedio, adesso saliamo ancora in salita, si sale, si va su e poi facciamo la discesa fino a Tavernerio. E problemi cambio bici, ho cambiato bici, sempre SVM, così sprovo i motori, adesso andiamo a girare il pump track e ci divertiamo. A dopo. Via. Ancora a posto, Danilo? Allora, non sappiamo se il discorso motore era vero o falso, non abbiamo ancora capito se Danilo ha bleffato o meno, però cambio bici per Danilo, batteria carica, quindi ha fatto il cambio batteria, io sento aria di strategia. Problemi per Danilo! Vai, schiavo, vai dietro. Vai. Beh, senza farci male, dai, ragazzi. Ma quando parte l'agonismo si apre la vena. Thank you.
bene. Ci vediamo a Tavernerio. È troppo preso. C'è il bosco di scama di il parco qua. Ma che roba? Ma riprendendo? Sì. È acceso te? Ho acceso spento, non fai capire. Oh! No, se ne dobbiamo là in pestata. Eh? Dopo segno di là in pestata. Sì? Brutto? È una passeggiata. Che dighe, che rampa. Quando arrivi in cima devo mettere la power bank a telecamera. Vabbè. Ma quanta gente c'è? Quanta gente a piedi? Buonasera. Vai Fisio, stacca. Stacca Fisio. Al 30% qua. Madonna. Non la sente raga.
tu. Sto studiando con la tua faccia. Ma c'è sospetto, non lo dico mai. Ma se lo adesso... Cate a tira, sì. Mamma mia, che bello. Qui dov'è che siamo qua? Andiamo, cima. Siamo a Capannamaro. Qua c'è la croce che vedi giù là, noi dovremmo andare di là. Capannamaro. Ma scusa, la volta scorsa siamo scesi da qui, no? E quello lì cos'è? Che laghetto è quello? Montorfano? Cos'è? Montorfano quello sotto? Vale, su, su o giù? Su o giù? Giù, fare. Adesso vai subito, dopo dobbiamo scendere. Davide. Quel laghetto lì, quello di Montorfano, cos'è? Dove vuoi andare? Sì, no. Al serio no. Questo? Al serio? Montorfano è di là. Ancora più. Pieno di gente oggi, vedo la canna a me. Oh, quelle montagne là in fondo qua, cos'è? L'Appennino o il Piemonte? L'Appennini. Qua dobbiamo passare, non è che si scende. Si vede Milano, lascia Milano. Andiamo, dopo prendiamo i faggi. La vedi Milano? Quella è Milano, lì? Quella è Milano. Questa, che roba. Ma cos'è? City Life, così, quei grattacieli che si vedono? Palazzone lì! Sì, Milano. Palazzo della Regione, quello... Palazzo Chigi! Sì, dove c'è Garibaldi, dove c'è... Quello dietro di là in Garibaldi Fuffer! E il Vigo... E il Vigorelli! Palazzo Chigi! Dritto ad una gamba! Aspetta... Garibaldi che comanda i passaggeri! Sì, sì, vai! Vai da Mantellino, non vai via! Buttate dentro, sì, qua bisogna essere lucidi e scendere! Ma sai che sono venuto su... Lì, perché sì, vedete come ha col cuore le gambe fa di incazzare quella cosa che siamo ancora. Però se devi, sai che gare cross country ai miei tempi facevi tre giri così, salivi, scendevi, salivi. Mortirolo tre volte abbiamo fatto a Datovo Sant'Agata, era un cross country, era figa, schiavo, fidati, non è... Ma anche quella di Sormano, Pian Tivano, non è che andiamo sempre da sgambavo. Let's go, mate. Vai, fisio. Okay. Com'è? Andiamo piano, basta da piano. Qua se vai giù, se vai giù fa quello là che mi ha mandato tre madonne. Aspetta che manca Schiavone! Io devo sempre dure. Invece per andare tipo Ghisallo, Sormano, Pian Tivano? No, di là. Ah, di qua. Che cazzo dici? No, di qua, di qua. Palanzo ma ti droghi? No è di là giusto, qua vai a Como, ti droghi tu? Qua vai verso Como qua, oh, sì, qua. Sì, le altre volte non hai va stammi dietro, tanto non lo so perché. Thank you.
che è impiantata, oh. Mi si è impuntata la ruota avanti su una radice sotto l'erba, perché sono andato su Figaro, sono riuscito a sganciarmi al pelo. L'unica cosa è fisio, cazzo, il fisio se qua non vede. Allora, come si vede il lago qua? Grande fisio! Sto facendo, facendo fatica. Ormai sono paralizzato, basta. Dai che abbatti le tue paure. No. Fa controllare se sta caricando anche da... La prossima ci attacchiamo con i moschettoni. C'è uno che guida molto molto bene. Da dove? No, a me è mal di gambe da prima a camminare, il pezzo che ho fatto. No, da la tensione, ecco. Sì, ma per quello che dicevo, metti il turbo, così. Così sciogli un po' la gamba. Vengono troppo crampi dappertutto. Panorama.
piantato qua stanora. Vai, vai. Minchia, dove c'è le foglie ci sono di quei solchi. Che puttana. Ci sono stati i tronchi qua, oh. Figlia, c'era sotto la pianta lì, c'era sotto una pianta lì. Pare che sia il cazzo. Va avanti? Col bastone per scendere. Io, mi vengono di quei crampi da tensione, cazzo. No, adesso ci sono dei livelli importanti. Maestro, prima strada che trovi vado giù io. Sì. La conosci? Hai visto che qua è meglio? Cioè meno... Ah, io sono una roba lì, cioè vengo giù, è proprio... Non dicevo che... Dove c'è il strapiombo che mi blocco, il resto è... No, lì vai. Qua vado. Adesso è tutto così, Ah, qua vedi, bellissimo qua, cazzo. Il problema è che devo arrivarci. Sei tosta. No, ma io finché c'è... Mi viene male quando c'è il strapiombo. Qua... una radice, mi stavo imbarcando tutto. Qua dentro ci vado. Ma figo, mi è entrato dentro un ramo, ma già... Poi si sganciava il piede, poi cazzo, non riuscivo a metterlo dentro. Ma sai, così ce vado, basta che non c'è lo strapiombo. Tosta, eh. Figa. Io non vedevo un cazzo, poi ho detto, no, mi sono perso. No, ma è tosta. No, ma parla tutta... Io non vedevo la strada. E che in mezzo alle foglie, per volte ho beccato un tronco in mezzo alle foglie che mi è partito, cazzo. No, spacca le braccia. Ma male, sei qua. Ma te hai beccato qualcosa in faccia? Me le dita. Un ramo con la telecamera. Sì. Sì. Destra qua? Sì, destra. Ora finito, vero? Sì. Cazzo, ma che bella che è. Però è impestata, Sai cosa che non conosce, ragazzi, io proprio la cieca. L'altra volta che l'ho fatto per la prima volta non vedo, cioè, mi dico molto più. Ah, però mi fidavo in mezzo alle foglie, dico boh. Ma perché già l'hai fatta? La prima volta. Io alla cieca l'ho fatta, tizio. Quindi ho detto boh, mi butto dentro con loro e vado. Ragazzi, discesa tosta, male le mani,
foglie da paura, sassi anche roccia sotto. Pendenze proibitive davvero, l'ultimo pezzo era proprio una parete. Meno male che l'abbiamo fatta, ci siamo girati a guardare dopo ed era spaventoso. Ci sono le immagini bellissime perché abbiamo fatto un single track pauroso sopra il lago, proprio con la vista al lago, e i ragazzi si menano. Allora, mi ha fatto fuori una bici. Eccoci qui. Sentiamo loro, raga. Allora, Marco, com'è? È stata una partenza un po' troppo brillante, abbiamo avuto dei problemi tecnici, però è andata a finire bene, dai. Però in discesa vi siete divertiti. Ci siamo divertiti, senza rischiare, ma ci siamo divertiti abbastanza. Discesa single track tecnico. Parecchio tecnico, perché poi con le foglie... Con dai, sassi, non ce la... Grazie. Ce la caviamo abbastanza bene anche in discesa. È stato molto divertente. Vieni Stefano, venite di qua, dai, venite qua, che così vi dite un po'. Oggi abbiamo massacrato le biciclette. Sì, ho perso un pezzettino, però vabbè. Importante che frega. Lui ha perso un pezzo, io anche. Ho perso un pezzo, Mauro. Io sono perso proprio. Io ho perso 20 anni di vita sullo strapiombo. ma sono fatte per essere usate le bici. No, dai, ci siamo divertiti. Speriamo che il tempo tenga e riusciamo a farne altre, dai, siamo così. Dai, tanto ci siamo divertiti oggi. Schiavo l'allenamento al passo di monta. Ma basta che non ci sia strapiombi, poi. Abbiamo scoperto qualche paura di schiavo. Vai un po' più indietro, Danilo, che stai più largo, così almeno prendi tutti i ragazzi. Basta che non c'è strapiombo, poi posso fare tutto quello che volete. Abbiamo grippato subito il motore in partenza. Allora. Rimette, corridori professionisti 1 e bike stavolta abbiamo pagato un po'. È andata bene che c'è quella di scorta, è andata bene che problemi di scorta. Tecnico, uso subito il l'ho massacrata un po' anche questa, massacrata. I ragazzi vanno perché testano giù, abbiamo fatto dei sentieri che sono veramente. Piacciono a fisio. L'ultimo pezzo mi è piaciuto molto, quello l'ultimo pezzo intermedio bello, no. Dai. Ragazzi, me l'avete rischiato di lasciare fisio su, rischiato di... ma gli abbiamo fatto abbattere un muro mentale oggi, eh. Ho fatto oltre le mie paure per arrivare di là. Un attimo ho pensato, adesso abbandono sto qua. Abbandon, chiamiamo la riga. Beh, dai, Elicottero. Per portarlo giù. Ragazzi, io mi sono perso in mezzo al bosco, perché a un certo punto mi è uscita la catena. Ho detto, vado abbandonato perché non sapevo più dove ero, perché non si vedeva più il sentiero, è casino. E tu vuoi giù dritto questo? Sempre da giù. Se io ho trovato un ma ho detto, se sono sbagliato... L'importante è che vedevi il lago, no, alla fine. Poi... È un po' ciucco, non è che vedevo tanto. Poi, ero un po' stanchino di braccia, quindi... È tosta l'ultima, Siete pronti allora alla stagione nuova? Siete pronti? Ancora lunga all'inizio, dai. Lunghetto, oddio. Non troppo, siamo però... pronti per andare in ritiro, dai. Pronti per il ritiro. Prendere bastonate. In ritiro, iniziamo, step by step. Poi la prossima volta però usciamo magari quando devono ancora ricominciare, perché vanno in bici da un paio di settimane. Post ritiro hanno già come gli aerei. Fondete subito. Io lo dico, la prossima volta sarò illegale, ma la sblocco, Perché no, vanno troppo post ritiro vanno, troppo vanno elaborati, io te lo dico, Danilo. Vai elaborato il motore. Perché... In salita già sono partiti forti, ero già fuori giri perché non ce la facevamo stare di dietro, ragazzi, con le bike. Quindi calcolate come vanno i ragazzi, il watt che hanno nelle gambe loro è tutta un'altra cosa, giusto? Pensa che c'è chi va di più. Cioè, ecco, non lo inviterò mai, allora chi va di più. No, scherzo, loro vanno forti. Col motorino mi dai lì, stai dietro, Danilo. Ti anche sbloccato. Per me neanche con la moto da cross, 125. Va bene, dai, ragazzi, io ringrazio tutti, ringrazio Andrea. Grazie Danilo. Grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie per la giornata. E ci siamo divertiti, dai. In bocca al lupo per la stagione, per l'anno prossimo. Grazie. Come che dicono? Menare. Menare tutta. Va bene. Ci seguiamo e diciamo, noi veniamo poi qualche gara a vedervi a fare il tipo per voi. Sì, ma senza bici. Andiamo solo a vedere, a fare il tipo, dai. E noi vi ringraziamo e ringraziamo con Bike Show e ci vediamo la prossima, noi una volta all'anno lo organizziamo, dai. Perfetto. Alla grande. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Tutti. Ciao.
Ciao a tutti.